Quello è qualcosa per noi. Ecco, tipo, vomitiamo la nostra copia. Amichetto. Dai, giù di brutto. Sì, lo so che solo il creatore può prendere oggetti. Voglio sfruttarne un pochino. Per vedere fino a dove si può arrivare. Fornacetta piccola. Niente, gente che muore, vabbè. Lo uccidiamo e riprendiamo il possesso del nostro personaggio. Silenziosissimo, mamma mia. Non ho idea di come faccia, però. Tanto di cappello. Ci mancherebbe. Sarei tentato di spegnerla, ma. Posso avvelenare l'acqua? Il dubbio sorge subito, eh. Se posso avvelenare l'acqua, ragazzi, qua ci si diverte. Io vorrei capire. Sarà dall'altra parte? Caspita. Non posso ancora avvelenare l'acqua. E l'acido l'ho fatto fuori tutto. Quindi forse sì, in realtà. Forse posso avvelenare l'acqua. Solo che non lo so ancora. Scusatemi, le parti di video sono molto scure, avete ragione. Non posso farci nulla, 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 nulla. Però. Vediamo. Magari beve, sa bene e muore. Però devi avvelenarti e morire, socio. E devi avvelenarti e morire subito, socio. Socio. Ti decidi a morire? Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, morto. E mi serve eliminare le ronde. E ho visto che i goblin non hanno un ottimo rapporto con. Trash, threatening letters, assassination orders. Disappointing wine. Letters covered in finger marks that idiots think they're sending to their families. The unofficial history of Akinash. Bad conscience makes for damn good fuel. Nessuno si è fatto problemi per quel cadavere, non vedo perché dovrei sbarazzarmene. E intanto si scende sempre più nelle profondità, ma la mappa come cavolo è? Ma era tutta lineare. Ah, però ho capito, qui c'è il carrello e qui. Oh, questa se riesco. La vedo dura, eh. Boh. Proviamoci, proviamoci. Non vi assicuro niente, signori. Qui la situazione è complicata. Fumi neri, tossici. Perché cavolo dovrei avere fumi neri tossici qui? Però se parli con uno che dorme, non ce la sbrighiamo più, eh. Guarda, c'è qualcosa da fare dall'altra stanza. No, eh. Niente, niente. Potrei ucciderli entrambi in un colpo solo, ma non ho intenzione di farlo. E poi la punta del mio cappuccio sembra uscire. Esce! Esce! Cacchio, esce! Vabbè, è vero che nessuno sta a guardare ste cosine. Però. Va bene, andiamo. Sono in due. Uno ricomincia a lavorare e l'altro ricomincia a fare la ronda. Mal di testa? Torcicollo? Il primo coltello non l'ha preso.
Non so dove si sia piantato. Porca miseria. E a saperlo che c'era qui l'acqua, guarda, te la beviamo giusto per il gusto di farlo. E te ti prendo, ti faccio sparire, va. Cavolo. Due coltelli per niente. Cioè, non per niente. Oh, questi sono gli scarafaggi, quelli lì cattivissimi di cui diceva. Udito formidabile e vista pessima. Quindi non bisogna far rumore. Bad eyes. Fucking keen hearing. Scarabissi. These critters are a nightmare. Ma se io lo colpissi tipo con un coltello, no? Ah, ok, quindi non succede niente. Sarei tentato di lanciarne un coltello, ma vista la loro specialità vorrei evitare. Cavolo, mi sento di brutto, eh? Caspita se mi sento di brutto. Mi sente di brutto, sì. Scarabisso del cacchio. È molto carino come nome, devo ammettere. Quello farà la ronda. Tanto fa il giro tutto intorno. Cavolo, quanti caspita ce ne sono? Dannazione, ma sono tantissimi. Non ci vedi proprio un tubo, eh? Da qui. No. Ok, e questo è il punto. Ponte, quattro torce. Devo guardare verso la fornace. Dove? Lì! In quel buco. Grandioso. E l'altro mi sembra più cattivo, però. Quindi cosa devo fare? Cosa caspita devo fare? Devo saltare da là? Là. Là. Ok, mamma mia la cattiveria. E quella sembra la mamma, eh? E non vorrei dire tanto, ma se ci prendono mi sa che siamo morti. C'hanno tipo un morsicozzo di quelli letali. Ci risvegliamo solo l'anno prossimo, mi sa. Lo so, sta durando un po' questo episodio, non sto chiacchierando tantissimo, ma cosa c'è da chiacchierare? Oggettivamente. Alla faccia, alla faccia. Lasciami in pace. Mamma mia la cattiveria. Ti aggrediscono di brutto. Non tolgono tanta vita, però stunnano. Messi in combo con delle guardie devastanti, eh. Devastanti veramente. Allora, proviamo a vedere se ho capito. Devo scendere. Ma un passettino alla volta, proprio. Oh, più passettino di così, ecco qua. Ok,
Vediamo se torna l'immagine. C'è di tutto, c'è una torre, c'è un buco? Sembra. Questo buco? Beh, oh, sembra, l'architettura è questa. Scusate, due starnutoli. Quindi è di qua la reliquia. Io c'ho sempre il terreno. No, altri scaracacchi. Cavolo. Quello perché è durato? Ah no, era l'effetto. Ecco, l'effetto di lucentezza dell'ambra. Se l'attivo, che succede? Si chiude il cancello e parte la fornace. E se lo riattivo, si riapre il cancello e smette la fornace. Ora, io non vorrei fare il campione della situazione, ma che cacchio serve? Quella è la reliquia. Porca miseria, quella è la reliquia. E di qua dove si va? Ah, se uno scarafaggio mi chiude qui dentro. Posso chiudere dentro gli scarafaggi? Dite? Dite che funziona così? Beh, volendo può funzionare, eh. Però ho abbastanza punti magia per fare una copia. Sì, grande. Uno. Allora, soci. Andiamo, andiamo. Un po' di casino. Caspita, è la soluzione giusta. E li abbiamo frullati. Grandi. Oh, è stata tosta, devo ammetterlo. Però li abbiamo frullati. Grandioso. Ora abbiamo la strada libera. Questi non hanno fatto una bellissima fine, eh. Reliquia, sei mia. Autosalvataggio. Beh, signori, che dire. Per oggi direi di aver registrato abbastanza, anche perché mi fa male il collo addirittura, quindi possiamo tranquillamente considerar finito l'episodio di oggi. Quindi mi raccomando, come al solito, votate, commentate, scrivetemi nei commenti come potrei migliorare questa serie, insomma, fondamentalmente per attirarvi di più, per coinvolgervi un pochettino di più, se volete che parli di qualcosa, qualunque cosa, voi me lo scrivete nei commenti e tranquillamente proviamo a risolvere la cosa. Io intanto nel frattempo salvo, voi ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto e vi è interessato e ci rivediamo alla prossima. Ciao!